Sono sempre io Judy, il libro di aver fatto colore come al solito mio di studioso femminista. Ancora riprendiamo il lavoro di Dalimpieri, in cui io ho collaborato con la nipote di Luciano. Vediamo questa collezione, questo grande catalogo, primo di lavoro. Lui con Lotus in Venezia ha fatto questa cosa. Allora dobbiamo dire che questo è il lavoro che fa per anni di parassitaggio dell'universo artistico, no? Sappiamo che è importante perché bypassa tutti i meccanismi che legano l'esposizione al mercato, al museo nel mercato. Voilà, quindi parte, questi sono i luoghi, il Pesce Museum, il Prato, quando ancora era l'unico museo d'arte contemporanea in Italia, fa molti interventi là, sempre in una relazione conflittuale con il curatore, ormai nella complicità, forse complicità con qualche operatore, forse anche Stefano ha pensato che capiva il suo lavoro. Poi naturalmente sempre Biennale di Venezia, varie biennali fa. La prima è l'artista. L'arte si chiude nel proprio armadio e l'artista si espone, scusate sono un po' allergie, al pubblico ludibrio. L'artista si espone al pubblico ludibrio, lui è salito in sostanza fuori dai giardini, fuori dall'ingresso di Biennale, su, ancora ho la mascherina che uscite, scusa, ne ho due, una anche nera, sempre qua, come scusama, io adoro scusama, vabbè, queste digressioni lasciamole pure perdere. Si mette, insomma, sale su, su questa sottile striscia di ferro surinfuriata che divide l'esterno dei giardini, cioè la parte dove il pubblico aspetta per ingredire, ingresso. L'ingresso comincia a fare sua lamentazione, che dice l'arte si chiude, è quella. E aveva vestito, che poi è stato ripreso anche in sessione di Pistoletto Abitale, fatto di tessuto ritagliato dentro, sotto vuoto di materiale plastico, una specie di composizione di tasselli, un arlecchino contemporaneo, sempre tema di questo arlecchino che lui vede come la ricostruzione di Orfeo dopo la dopo lo sbranamento di Orfeo da parte di Cani di Menadi, in sostanza. Allora questo prendere questo corpo e ricucirlo crea questa maschera più leggera ovviamente di Orfeo, più ironique, che è la ricostruzione anche proprio della carne, dei brandelli, dei brani di Orfeo, no? Del suo elemento carne, corpus e corpo. Sempre c'è ambiguità nel suo lavoro fra corpus e corpo, anche la sua tesi dal corpo al corpus back again, o dal corpus al corpus back again, per quanto riguarda le storie di performance. Qui lo vediamo, questa è veramente bellissima. Speriamo che non venga anche questo girato, si vede che qua tutto è fuori dal padiglione spagnolo. E anche qui, anche se era invitato di Pietro Justi, loro pensavano di Museo in Exilium che il suo intervento fosse intervento solo cartaceo sulla sua rivista L'arte ridotta, l'opera ridotta alla propria pubblicità. Sì, questo loro pensavano, invece lui poi il giorno di Biennale fa intervento fuori, si comincia con cellulari da sottotelo, chiama un cellulare a cui rispondono, poi esce da questo telo che era stato disegnato di lui, comincia a fare lavoro sui pidocchi di paste di pane che vengono realizzati attaccati ai capelli degli spettatori. Chiaro che avrebbe dovuto essere riempiti, ma lui sempre uscita, va veloce, non si ferma in maniera. Aveva fatto questo lavoro in sua classe e da lì poi il fatto finale gonfia, un'ingonfiabile battaglia di gomma,
A quel punto si annega all'interno del battello e annegala anche i suoi libri, sono foto di Letizia Romeo, ho fatto delle bellissime foto di queste cose, forse occorreva anche video. Allora, appunto, sempre dialettica tra corpus e corpo, questa addirittura risale alle prime performances, quella performance, guarda, ti faccio vedere questo, che è un disegno suo molto interessante con scalare, pesce scalare lui qua, e era, se non sbaglio, oh scusate mascherino mi salto, Macerazione con vari. Là dove lui dice di televisore, non spavento che nato in epoca di televisione, io posso spengerla e poi riguardo al passato e al suo futuro, non vorrò mai diventare qualcosa perché dirò di essere stato un grande poeta, un grande artista a posteriori, ma non lavoro, quindi mi sento molto caldo. Poi un futuro, un splendido. Oddio, quindi vediamo cosa scrive. Questo ha sempre inizio il suo lavoro con chine molto sottili, queste chine molto, veramente molto molto sottili. Scusate, il double occhiale, ma necessario per lettura. Epilogo. Evocazioni oniriche, sogno e realtà coesistono. Entra, vabbè, nell'ottica di Calderon della Barca. Le cazzate o intuizioni del cazzo ci salveranno dalla noia. Sono queste, insomma, posizioni un po' adolescenziali, queste, chiaro. Non ho bisogno di stupefacenti, lingua viva, lingua morta. Era il gruppo teatrale artistico, che era. Qui c'è solo una pagina, le altre sono in restauro, gabinetto, visti e credi. E poi, questo dove è nato conflitto con coloro che avevano collaborato di Museo di Macro, quello che aveva gestito il MAM, anche Pietro Iusti. Lui è andato a fare performance senza avvertire, fuori, in uno spazio, un interstizio, quella famosa di togliere il diritto di voto. Agli uomini dare diritto solo donne di voto, di rappresentanza anche tutta politica. Lui è vestito di rosso. E si fa mettere bollini rossi, attaccatemi pure, da adesivo microassilli, dispersi verso bazioni. E c'è questo video on YouTube dove viene lui detto dagli operatori di museo che deve andare via. Neppure, insomma, questi che erano stati suoi suoi di ausilio in altre situazioni e esperienze, questa volta reggono, nemmeno Pietro Iusti che ignora. E dunque questa performance che non dava alcun fastidio venne interrotta e era una reverse, un omaggio a Cat Piece di Yoko Ono, che adoro Yoko Ono, e era Put Piece, cioè metti un pezzo, visto Yoko che ha il primo grande performing act in Soho, lei si fa tagliare dal pubblico pezzi di vestito fino a quando non rimane con biancheria intima, perché raggiunge nudità, in flux non aveva senso, nudità è già. È gesto, è ovviamente ideologica la cosa, e io faccio l'opposto, vi faccio mettere dei pezzi che poi sono prezzi, put a piece, put a price, nell'ottica di una ricerca di adesione all'idea del suffragismo, cioè di togliere il diritto di voto ai maschi. Qui abbiamo delle chine. Solite. Ecco in front of il dialogo di cui parlavo la volta scorsa di Nanni Pieri, nudo, nuke in front of, alle tre donne di ora di Gerhard Richter. Tra questo dialogo con le opere di Richter è molto importante. Vi ho già detto questo, non sto a ripetere questa cosa. Qui ancora uomo pianta, questa è la biennale. Vedete, di front of per far vedere che è stato fatto il padiglione Italia. Così l'uomo fito existenza, il cloroplasto in suo sangue, ma anche, calpestatemi, sono
sulla vostra umile aiuola, questo duplice approccio delle piante, che la ribellione è una, come dire, passività quasi totale. E infatti il lavoro parte suo su passivity, e quindi non performer, but performer, quindi performato, che poi diventa in chiave performato, performato, scusate, mi rimetto un attimo, seduta, performato sublocale, quindi non locale, ma sta sotto le dinamiche della località. Ho già detto anche YouTube è così, no? Sotto locale, perché vedono piccoli gruppi, non necessariamente di tutto il luogo, ma sotto locale. Artist, ma anche artist, cioè artiste. A, E, I, O, U, poi anche artista, cioè colui che cerca l'urto. Poi mi affitto come critico. Questo anche era un lavoro dove andava in giro ad affittarsi come critico anche per altri. E sempre c'è la realizzazione di queste t-shirt varie, nelle varie occasioni. E qui invece una performance veramente quasi dimenticata, viene fatta in Livorno a Boccini di Olio, dove adesso c'è un museo, allora in una piccola casa di struttura di canni di paludi sottilissime, che dà come un riquadro, una gabbia prospettica, simile, devo dire, anche Bacon, perché non ripete molto, ispira la sua parte movimento, non pittorico, ma ha vocazione di immagini Bacon, e poi fa questo bagno in vari chili di marmellata rouge, rossa, rossa, che avevo ottenuto con mele e pectina, e poi colorante rosso, molto rosso forte, e con calze addosso, completamente coperto, nudo, coperto di calze, quelle, il collant, messe che il corpo fosse coperto, e questo impasticciamento dentro la marmellata che fa questo corpo, lo decompone, toglie confini, fa perdita di confini, fa perdita di limiti, diventa adesivo col resto della realtà e disaderisce paradossalmente da se stesso. È un bellissimo lavoro anche a livello visivo, come tutti, ecco, forse è un limite sul lavoro concettuale, anche sempre splendido a livello visivo, è un lavoro splendido a livello visivo, devo dire, veramente splendido. Poi ci sono i progetti rifiutati, sempre la Biennale, dove si propone in teche di varia foggia, questa volta è lunga, la prima invece è verticale, un po' ricorda i lavori di Houdini, cioè lui sta dentro quest'acqua, questa, e vuole così morirne, cioè come morire, ma è può libero di entrare, di uscire, c'è una piccola scala. Ha fatto domanda più volte per realizzare questo lavoro, il primo è in credo 80 e qualcosa, no? Ma 90 e qualcosa, sì, non ricordo, ma sempre rifiutato, ovviamente, no? Non era sostenuto da nessun mercato. Questa è anche una tastiera di computer personalizzata con vari corpi nudi, questo è anche bellissimo. Qui un disegno di un impermeabile che acquista spessore di figura, delle cariatidi televisive, un po' di recupero con penna a mano, ma anche un altro progetto di performance, che poi sono disegnati così un po' rapidamente, un po' sangue a me di schizzo. Poi disegna china, ma così non guardiamo perché ci occupiamo di performance. Invece sono importanti queste tre carte gialle. La prima che lui prende da Rom, che lascia in treno, dice, per chiedere soldi, e toglie dalla definizione e inserisce: io sono un artista, excuse me if I take a minute of your time, I come from Italy, I'm artist, I'm poor, in my country is not easy to find some artist work,
and for use new artists, invece era Gypsy, in origine lui mette new artists, it's very difficult to get acceptance and dignity from our other people. Infatti l'artista così nuovo, che non ha spessore economico sostenuto di mercato, è una sorta di Chandala, di untouchable, no? Chiaro, è una sorta di intoccabile, è una sorta di intoccabile l'artista, così. Scusate, non posso stare sempre con, perché ho un problema anche di sflebice. Allora, continua. I was born an artist, quindi riconosce l'artisticità come dato genetico, non prodotto di ambiente. This was the life. Thank you for your reading. Thank you if you will help me. But overall, thank you if you will remember that you meet a man that loves, lives, dreams just like you are. Ecco. Questo artista è proprio come te, ma non può fare, insomma. E poi ci sono le lettere con opere, sempre stili. Chi ne ha inviato a più grandi gallerie, istituzioni economiche, fra le più grandi, sicuramente Gagosian Gallery in Londra, Gagosian Gallery in New York, scusate, e invece la Saatchi Gallery. Diventano opere, lettere di rifiuto, di risposta. Diventano due adesivi gialli in cui abbiamo la risposta delle due gallerie rispettive, ma sempre molto cortesi e altrettanto cortesemente rifiutanti, e si legge. Leggo la di Gagosian Gallery, è così, no? È così in sostanza. Thank you for sending us a sample of your work for review. Unfortunately, the gallery is not considering any new artists at this time. It is also against your policy to provide any comment or opinion on the submitted works. We wish you the best in your endeavors. Sincerely, your. E qui c'è il nome della. Un po' Madison Avenue. Però questo giallo rifiuta così. Ha una bellissima opera. E io metto come astratto. Anche critica astratto classa, perché questo dell'astratto classismo ormai è diventato una sorta di non manifesto, perché no, non sono mai, ma pedifestos, perché prende calcio, quindi è con i piedi che entri in contatto, quindi una sorta di pedifestus. E allora, appunto, da questo giallo in una stanza grande sta all'opposto di un Rothko, per esempio, no? Dove non abbiamo forma, quindi abbiamo addirittura testo e scrittura, e puoi confrontarti, ma anche perderti in maniera anche assolutamente non razionale, in giallo o in scrittura. Invece la Saatchi Gallery, che erano queste nel 26 ottobre 2006, invece Saatchi Gallery, risposta è 21 febbraio 2008. Dear Giuliano Nipieri, thank you for your sending Mr. Charles Saatchi your artwork, which he found both interesting and exciting. I have every week enclosed the work with thanks, as it does not accept gift. We wish you success in finding a suitable gallery to represent you are in England and with all your future projects. Thank you for writing. E quindi questo è molto più formale, anche molto più affettuoso, differenze fra inglese, dimensione inglese e statunitense. Qui abbiamo invece questo primo lavoro di rapporto fisico con fiori, a lui con confronto fra penis e questi bellissimi giacinti. Sappiamo che giacinto è fiore che nasce da un amante di Apollo. Incidentalmente Apollo colpisce, mi sembra Apollo, però questa mitologia ancora faccio confusion con la mia mitologia, perché io, anche se sono orientale, allora questa parte europea di me e quella parte orientale si confondono, creando un gran confusion, per esempio, no? Allora io spesso i tanuki, che è questo tasso macrotesticolare, finisco per confondere con
con il vostro, che è anche mio, perché mia madre era franco-inglese, invece mio padre chiaramente è orientale, a Saigon nato. Sua madre però è giapponese. Quindi. E poi mio zio, Luciano, vero, ha molto lavorato sulla mia cultura e stiamo ancora con Giuliano continuando il nostro lavoro. E qui vediamo appunto con questo, ma anche con l'orchidea, quella la scarpetta di Venere, a penis interaction with this flower. Ok. Sempre con questi colori tenui, di questo violetto pastellato. E poi ho iniziato una produzione di adesivi, ad esempio questo adesivo di Homeless, che ho pidocchio, in questa mano grandi unghie, grandi estreme stese. E qui è sempre un letto che cita ovviamente il letto di Van Gogh. Scusi, non riesco a farti vedere. Non cita il letto di Van Gogh. Questo in bagno, sempre fa presi di 6. Questo extensive penis. E qui ancora, ecco, vestito da veramente dionisiaco, da situazione dionisiaca, con pelle di leopardo e dietro grandi fiori arancio. È sempre pronto come proto post-Orfeo a oggi. Dionisiaca. Qui c'è anche, mi sa, foto. Non so se è dentro. No, questo non è dentro. Ecco, e questa è invece la foto che mandate al catalogo di Giardino Immaginato, un lavoro che è stato fatto a Firenze, dove io ripropongo la mia foto di biennale più queste foto di Eurotics con orchidea, poi pomodori, nascono piante dentro la mia panda, e poi questa china di uomo vegetale, e qui una relazione fra umani e animal. E qui però il lavoro poi alla fine era stato veramente interessante, perché ho spedito delle foglie di piante d'appartamento affinché fossero liberate in giardino morte, quindi un trasferimento di foglie morte da un appartamento a un garden, una sorta di, come dire, avant-garde, la foglia che vola, esce dall'appartamento tramite posta, e la foglia che sarebbe finita all'interno dell'appartamento finisce in giardino. Quindi la pianta è un trapianto di piante, ma piante ormai morte, mai foglia secca, ormai priva di vita, solo eleganza di volo. Questo volo che diventa un volo ovviamente molto gestito da umani attraverso posta, attraverso scatola, poi riapertura e liberazione della foglia, c'è, cioè, tutto questo anche, come dire, fare un verso alla liberazione di animali imprigionati. In questo caso erano imprigionate le foglie in appartamento e vengono liberati, scusate, ma veramente molto caldo. Lo so che non ho veramente dalle braccia, però io sono femminista e credo che noi possiamo vestire come noi abbiamo, esempio, Frida Kahlo, che tiene i suoi splendidi baffi, che secondo convenzione, ma gender is performances, con Judy Butler. Allora noi trasformiamo una realtà così, che ama vestire il paillette, ma poi ha grandi braccia di portualessa, eppure non si toglie i peli, perché questo fa parte di una concezione anche di femminile molto stereotipa. Questo mio femminile è così. Femminile, poi non detto che io sia femminile, posso essere anche questo abbigliamento adattissimo per quello, ma inutile anche parlare di generi, questo è il mio abbigliamento, così, per quello che sono io, Judith, ok? Va bene, qui vediamo allora ancora questa performance con le orchidee, con i fiori, e come dire, cosa succede, che alla fine c'è una relazione intraspecifica, deposito proprio seme all'interno dell'abello dell'orchidea. C'è anche una foto di questo, credo, se non si vede, e qui, ma anche molto 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 misurato, davvero molto misurato, molto estremamente misurato.
Poi questa era l'opera ridotta a pubblicità che è finita sul giornale biennale in Trento di Museum in Exilium. Sto continuando su catalogo perché questa affondazione Lanipieri che mi ha incaricata di lavorare sul corpus di questo artista che sappiamo quasi morto, se non morto. Non riusciamo a rintracciare di tempo. La Fondazione Nanni Pieri vuole, come dire, consolidare tutto il suo archivio, un enorme archivio di materiali. Allora oggi finiamo appunto con questa coniunzio Flora with Human. Qui c'è intanto ancora un frame di un video, preso da un video ovviamente pornographics, di un fisico malatamente simile a quello di Nanni Pieri, che qui si fa ritrarre con queste figure metafisiche, un po', io direi però intrafisiche, perché c'è la componente erotica che in De Chirico salta completamente, e in questa dimensione invece ha la componente almeno pornografica, direi pornographic, cioè grafica, erotografica, ecco, più che pornografica, erotografica, scenica, non oscenica, non fuori dalla scena, ma dentro la scena, ecco, erotografica, di lui, così, un po' dionisiaco. E poi vediamo le foto di Coniunzio with Flower, eh? Vediamo con questa orchidea e quindi un amore, la realizzazione che poi in questo caso questo artista sempre teorizza il rapporto erotico come necessariamente il rapporto di amore, intenzionalmente scelto, si identifica anche con grande insetto, era periodo anche della l'utilizzazione del verbo insetti. Va bene, io con questo oggi, per oggi, se no diventa video troppo lungo, mi brontolano perché c'è troppo di video. Vi lascerei così. Oh, ah, che sciocca, no? Devo tornare là perché non c'è un telecomando qui, posso interrompere la trasmissione e quindi devo venire io. Sciocca a interrompere questa trasmissione. Voilà, oddio, oddio mio. Spero che voi abbiate anche visto altri video, quello con capelli blu è anche molto interessante. Speriamo pure questo. Non so se metterlo dritto anche questo, oppure produrre una sorta di sfalsamento mettendomi ribaltata. Vediamo, ora quando vado, vediamo quando vado. Mi chiudo con mascherina di Kusama sempre, ma questa volta nera, da chiudere con mascherina nera, via, dai, mascherina nera.